Buona Pasqua, amici. Risplende nelle nostre chiese, anche se i fedeli ancora non ci sono, il cero pasquale, la luce di Cristo che è risorto e ha spezzato il buio, il potere della morte, quella fisica, poiché risorgeremo, e quella spirituale, il peccato che attanaglia l'essere umano. Siamo liberi dal peccato, proclama la liturgia in ogni messa. Sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Non perché il peccato non sia più presente nella fragilità della nostra condizione di creature, ma perché siamo continuamente liberati da esso in virtù dell'amore infinito di Dio. Il sacrificio di Cristo è la sorgente della nostra libertà, la possibilità di sempre nuovi inizi, grazie ai quali la nostra vita, nonostante la fragilità che rimane, nonostante le cadute che ancora ci sono, non è più la stessa. Domenica di risurrezione. Noi ripercorriamo i fatti di questo giorno, il primo dopo il sabato, con la commozione che mette noi pure in movimento. Maria di Magdala si era recata al sepolcro, appena possibile, con oli profumati per onorare il corpo del Maestro. Ma il sepolcro è aperto, il corpo di Gesù non c'è più. Corre allora dagli Apostoli. Nella brezza del nuovo giorno, Pietro e Giovanni corrono anch'essi al sepolcro con il cuore che batte forte nel petto e il volto increspato di domande. La fede nella risurrezione sboccerà solo dopo. Giovanni per primo arrivò al sepolcro, si affacciò, ma aspettò che fosse Pietro ad entrare. Entrato anche lui, vide e credette. Vide la sindone ancora legata dalle fasce che la stringevano al corpo del sepolto. Il tutto era abbassato, afflosciato, ma intatto. Nessuno avrebbe potuto rubare il corpo del Maestro lasciando in quel modo il lenzuolo e le fasce. La parola di Gesù torna a balzargli in cuore. Il terzo giorno risorgerò. Giovanni comprese in quel momento. È risorto, come aveva detto. Tornarono a casa. Maddalena invece rimane e mentre guarda piangendo il sepolcro vuoto, il risorto le si avvicina. È lui, ma per riconoscerlo occorre una conversione, una conversione, quella che Giovanni adombra nel misterioso voltarsi di Maria, che pure era già materialmente voltata verso colui con il quale stava parlando. È dentro a questo nuovo voltarsi che la voce di Gesù, Maria, fa sobbalzare il suo cuore e lo riconosce. Buona Pasqua, amici. Gesù è risorto, davvero risorto, e perciò presente. Ho cercato di essere vicino a voi condividendo ogni giorno il cammino quaresimale con questi piccoli messaggi. Ora è il tempo che i padri chiamano della conversatio, lo stare con Gesù, risorto e misteriosamente presente. Tornare in Galilea, la terra della quotidianità, dove tutto è iniziato. Riascoltare quanto egli ci ha detto, meditando quanto egli ha fatto,
godendo del suo amore che non finisce di stupirci. Sì, come mi scrisse un giovane confratello in questi giorni, Cristo mi ama, non so come faccia, ma mi ama. Un abbraccio di buona Pasqua, amici, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.